Oddio, ma che è tutto sto casino? Qua è successo qualcosa di grave. Sarà meglio proteggersi prima di uscire. No. Dei veri saldi di poltrone sopà che non scadono ogni domenica? Ma quando mai? La protesta, i no cax, quelli là. No. E allora che cax è tutto sto casino? Ragazzo mio, questa è un'isteria di massa. E son così da quando è uscito Windows 11. Guarda, osservali. Buonasera, avete visto? Oh, ma sono impazziti tutti da quando è uscito sto Windows 11, non lo so. Io ho rimandato, ma mi ero stufato a sto punto di non capire perché tutti fossero così infervorati. Poi appena uscito, sento vibrare cosa buona. Perché ovviamente anche a me primo impatto ovvio che attira tantissimo, grafica molto bella, più moderna, più pulizia, più ordine almeno apparente. Un sacco di animazioni anche aggiuntive, tipo quando ingrandiamo dell'applicazione tutto schermo, c'è proprio l'animazione fatta bene o la rimpiccioliamo, ci sono dei rimbalzelli un po' ovunque. Quando apriamo magari un'applicazione anche sul Microsoft Store, ci fa tutto quel bel movimento che ci ricorda tanto quei bei teaser di Google ai tempi di Lollipop, vi ricordate? C'è tutta questa apertura con lo... No? Quindi va bene, da maniaco, ti dico anch'io che Vales! Però signori, stiamo calmi, cioè, anche perché alle volte sotto un bel aspetto... Vabbè. Si nasconde qualcos'altro, Ma prima è il momento dello sponsor. Sei in cerca di una chiave per Windows? Non sai dove comprarla per non spendere troppo? La soluzione è... La soluzione è andare su bipkeysale.com e troverai chiavi Windows in sconto a prezzi stracciati come al mercato. Venghino signori, venghino! Windows 10 Prostata a soli 10 euro con licenza aggiornabile gratuitamente a Windows 11. Usate il codice sconto STK30 per il 30% di sconto e ci buttiamo in mezzo pure un letto di chiulatiello e pure una cassuola. Oppure Windows 11 Prostata a soli 16 euro sempre con lo stesso codice sconto. Oh, io ve l'ho detto, poi so casse le vostre. Inserisci la tua email e il codice sconto. Puoi pagare come vuoi, anche PayPal. E nell'area utente troverai il codice che hai acquistato. Ti basterà copiarlo e inchiularlo. No, incollarlo. Nelle impostazioni, nella sezione cambia product key. Inoltre su bipkeysale.com troverete anche chiavi scontate di giochi per PC, Steam, Origin, CD Keys, Uplay e di tutto e di più. Link in descrizione. Signori, se superiamo quella fase di ammaliazione, se c'è una roba subito che non posso sopportare... E infatti... Ma è su piccata! Si è incastrata l'etichetta! Sì, non l'ho ancora tolta! È stato un epic fail sto cambio! Ripare! Eccoci! Mr. Pig in azione! Se c'è una roba che non sopporto è che ci siano ancora le ragnatele su sto sistema, perché... a detta del capo di Microsoft, il Panos impanato là, il Panos Panai, detta sua, questo nuovo sistema moderno, fresco e bello. Windows 11. Modern, fresh, clean, beautiful. Sembra all'apparenza ripulito, ma sotto sotto ci sono più o meno grandi particelle di letame rimaste, tipo il pannello di controllo. Ancora c'è bisogno del pannello di controllo, dopo che praticamente quasi tutto sta nelle impostazioni, tutto bello moderno, fatto bene, ancora che lo schifo lì. Ovviamente con la grafica orribile preistorica che c'è dai tempi di Windows 7, oppure quando a caso ci ritroviamo nelle impostazioni sempre tutte belle, fatte bene, poi andiamo su alcune voci, impostazioni avanzate, tipo nell'audio, e ci si aprono quei sottomenu che vengono fuori da Windows 95, oppure che ne so, gestione attività, che è ancora ovviamente anche quello grafica vecchia. Cioè, tutta la roba nuova si porta alle spalle ancora la roba vecchia. Uscio! Pur
di non fare una bella pulizia una volta tanto del sistema? Mi volete venire a dire che ora da Windows 10 a Windows 11 non hanno avuto secoli per dare una bella ripulita di fondo? No. Quindi poi ste robe, tra l'altro, quando attivate il tema scuro del sistema, ste robe rimangono sempre col tema bianco. Beh, c'è che io ci copro il peso della schermata dell'intervallo al cinema. Ecco, ecco, questo qua che sacco qua sotto. Uno ceccato dal tema bianco. O anche la gestione dei dischi, tutte ste robe avanzate. Dico, vabbè, tanto chi se ne frega l'utente comune, magari manco le va a vedere che ce frega. No, complimenti. Vergogna. Ma poi passiamo alla cosa che ha... Sì, certo, certo, Davide. Ma poi passiamo alla cosa che che a primo impatto subito dato all'occhio, la barra centrale, ovviamente, con start, tutto quanto bello centrale, vabbè, ci sta, carino, si può rimettere come prima, ma penso che la stragrande maggioranza di persone la lascerà così. E questo, in realtà, se vogliamo fare un ragionamento da maniaci, da psicopatici, lo so, però allora non si pensa al fatto che l'agilità di movimento con il mouse, con il trackpad nell'interfaccia è peggiore di prima, cioè più lenta. Cioè, tipo prima, per andare su start, non pensavi a dove dovevi andare a centrare il mouse, non guardavi neanche la freccia, non ci pensavi, buttavi giù a tutta potenza il mouse in basso a sinistra. E arrivavi a start senza pensarci. Adesso devi guardare di più quello che fai. E un'altra cosa, ogni volta che apri un'applicazione, adesso nella barra centrale praticamente si espande per farci stare tutte le app aperte. Quindi piano piano si gonfia come una mongolfiera. Anche questo fa continuamente spostare la posizione dei programmi aperti, mentre prima, essendo tutti in fila, potevi abbastanza memorizzare la posizione anche di quelli, quindi aver meno attività cerebrale da svolgere. Quando è già precaria poi qua dentro, è utile poter anche risparmiare energia. Lo so che molti diranno, vabbè, stai guardando il pelo nell'uovo, tanto sono due. Sì, è vero, però diciamo che questo fa giudicare Windows 11 peggiore di Windows 10 dal punto di vista del design. Mi sento il Breccia della situazione. Salutiamo Breccia, buonasera. Ascolta, guardate che anch'io fin da bambino, guardate qua. Porca l'etichetta del signore. Io di grafica me ne intendevo fin da... Ah, si capisce, una casa, un alberello. Il fumo? Probabilmente della canna che... No, vabbè, basta. Ci sono altri esempi, tipo prima su Windows 10 aprivi Start e avevi il tasto impostazioni subito vicinissimo. Adesso Windows 11 le impostazioni stanno buttate a caso in mezzo alle altre applicazioni. Poi te le devi spostare tu, ma lì butta in mezzo a occhio. Ma chi l'ha messa lì? Io no, di certo. Poi, per carità, si torna alla grafica bella, le icone sono state aggiornate, finalmente. Bella anche quella delle cartelle, però non si possono più vedere all'interno le anteprime dei file. Prima si poteva dare una sbirciatina cosa c'era un po' dentro. Adesso sono cartelle piatte, devi aprire per forza per capire. L'animazione dei download in corso, carina anche quella sotto nell'iconcina nella doc, ma confonde, perché quando arriva tipo a metà, a un certo punto, non capisci più se sta scaricando o se è solo il trattino che indica che quell'applicazione è aperta. Anche perché non capisci bene quanto sia larga, quando è che arriva alla fine. Prima si capiva molto meglio, su Windows 10 si riempiva completamente il riquadretto dedicato a quell'applicazione. Poi alcune icone nella dock hanno i bordi stondati, altre no, completamente a caso, sono squadrate. Poi menu contestuale, anche lì, finché le applicazioni non supportano quello, diciamo, modernizzato, tocca cliccare mostra altre opzioni, e quando clicchi su quello torna quello vecchio con la grafica vecchia, quindi più squadrato e tutto. E quindi ora ti tocca fare pure un doppio passaggio per raggiungere determinate opzioni che prima avevi subito accesso. Poi bello il copia e incolla, che ci sono le funzioni rapide e mostrate solo con l'icona, non è neanche scritto. Però questo infatti non è tanto positivo, cioè bello primo impatto, ma non vedere le scritte copia, incolla, rinomina, ti fa star lì a ragionare, a dire dove sei. Ma adesso voglio dirvi la roba che ho... Mi ero dimenticato. Di solito mi avanzano dalle 7 alle 8 viti per prodotto che apro, che infatti erano tutte quelle che c'erano qui. La roba che odio di più in assoluto è che hanno tolto, porco il calamaccio, il drag and drop dei file sui programmi nella dock. La cosa più comoda in assoluto, forse, e tu me la togli. Ma
Sei scemo? No, scusa, forse non ci siamo capiti. Ma sei scemo? Cioè, voi trascinate un file nel programma Icona del Divieto. La tua faccia diventerà un'icona del divieto con una bella sprangata qua. Era una delle cose che usavo di più a livello quotidiano, me la togli. Vabbè, scoppia. Cioè, che te devo dire? Scoppia, basta, non c'è altro da aggiungere. Poi, non mi ricordo, ma non avevano tipo detto che avrebbe dovuto fare tipo gli aggiornamenti da acceso, come un po' come Linux? No, forse me la sono sognata io durante la presentazione sta cosa. In ogni caso, no, non è assolutamente cambiato, bisogna sempre comunque riavviare, aspettare. Però adesso finalmente ti mettono anche una tempistica di quanto ci mette ed è abbastanza realistica. Poi, signori, se devo passare a delle vaccate che sono successe a me, ma neanche a dire sono io, è logico che va tutta a rotoli. Io avevo fatto l'aggiornamento ufficiale su questo computer, si è smicchiato tutto. Cioè, tipo ogni 2-3 minuti schermo nero, si spegneva la scheda video, si riaccendeva, poi si smicchiava tutto. Ma spessissimo era diventato inusabile, quindi ovviamente fate l'installazione pulita. Scendono le palle, perché ogni volta che uno deve fare un aggiornamento non è possibile che deve stare con sta mentalità che bisogna piallare tutto, formattare tutto, perché sennò si smicchia tutto. Che rabbia! Anche perché era pulitissimo, non c'aveva praticamente niente dentro sto computer, però niente. E anche qualche lag, qualche volta, insomma, un po' di pesantezza maggiore l'ho notata. Madonna, 3 ore, ma che è? Oh! Ma che è? Oh! Si è inchiodato anche il tasto Windows. Adesso, no, non va più, niente. Niente, niente! Madonna! Per il resto, signori, ovvio che ribadisco che le cose belle ci sono. La grafica, ritorniamo sempre praticamente attorno a questo. Anche i suoni sono molto più armoniosi, più belli, piacevoli da sentire. Quelli di Windows 10, madonna, se li risentivi uno dopo l'altro di fila nel giro di pochi secondi, madonna, le fumane. Anche il nuovo Explorer Resource è carino, c'ha le funzioni rapide, copia e incolla subito in alto, primo impatto, disposizione delle finestre ovviamente fenomenale, multitasking l'hanno ancora di più migliorato, potete ancorarle pure negli angoli in maniera molto molto rapida, gruppo di finestre addirittura che quando messe in multi Windows, quindi le configurate nella posizione che volete, si può riaprire velocemente dall'iconcina nella dock la configurazione delle app che avete insomma creato, quindi top, e ovviamente l'integrazione delle applicazioni Android, citazione doverosa che va fatta, che però tuttora non è ancora stata pienamente integrata, però vi lascio in descrizione dei link di guide per, molto semplici per attivarla forzatamente. Potete addirittura attivare il Play Store e lì è la svolta definitiva, è richiesta la virtualizzazione attiva praticamente per fare questa cosa, a parte dovete andare nel BIOS a controllare se è attiva lì, ma dovete anche attivarla da Windows. Andando nelle impostazioni su funzionalità aggiuntive, cercate la roba lì della virtualizzazione, io l'ho attivata, si è sminchiato l'intero computer non riaccendendosi mai più, schermata della morte, finito, grazie. Si avviava di continuo, boot loop perenne morto, ciao. Dopo 10 tentativi di ripristino, 5 formattazioni e un numero indefinito di bestemmie, ci ho rinunciato perché ma chi me lo fa fare, ma batta, cambio. Buonasera, benvenuti alla 40ª edizione del Marito con tanto più, il collo manca dalla prima, sto aspettando da 40 anni che mi regressi. Basta, scusa. Sinceramente sul PC mi interessa fino a un certo punto che la grafica sia bella, che tutta la... Lì sono meno maniaco sotto quel punto di vista, voglio le prestazioni massime, la produttività massima. Quindi sinceramente se dobbiamo valutare concretezza, cioè non vedo proprio il motivo di cercare là, di andare ad aggiornarlo per forza. Ma che ve fre... cioè io terrei Windows 10 ancora per un bel po' e poi chi si è visto si è visto. Hey! Uccelli che cadono, Vogliamo fare la chiusura del video? Salutiamo tutti quanti voi. Vogliamo salutare di nuovo tutti quanti voi? Vogliamo risalutare di nuovo tutti quanti voi? Non so se hai capito, salutiamo tutti quanti voi. No, basta però. Come un deficiente? Oh! Coppate!